Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per tornare a parlare di serie TV con una serie targata HBO, Lovecraft Country, una serie che, anche solo per il titolo, aspettavo. E allora, sigla! Lovecraft Country è una serie del 2020, quindi recentissima, ed è una serie TV che si ispira da un omonimo romanzo Lovecraft Country. Io mi sono avvicinato a questa serie pensando si ispirasse direttamente all'universo di Lovecraft, ma vedremo che all'interno ci sono delle ispirazioni, ma non arrivano solo da lì. Il romanzo è una storia originale che, partendo da certi concetti di Lovecraft, li rielabora a suo modo e ci mette dentro tanta altra roba. La storia segue un ragazzo di colore che negli anni 50 sta cercando il padre scomparso, avventurandosi in degli ambienti e in delle zone in cui spesso Lovecraft ha inscenato alcune delle sue opere. E quindi ecco che entra da subito, già nell'incipit di quella che è la trama, il concetto di Lovecraft e di quello che Lovecraft ha fatto e soprattutto dei posti in cui potrebbe aver ambientato o trovato spunto per ambientare le sue opere. Ma quello che davvero vi interessa non è la trama, siete qui per capire quali sono le quattro motivazioni per cui dovreste investire 10 ore della vostra vita che non torneranno mai più per vedere Lovecraft Country. E sia ben chiaro, vedremo anche quel singolo piccolo neo che potrebbe mettere in difficoltà alcuni di voi. Che cosa ho detto quattro? Cioè, mi sono dimenticato una delle cose più fighe. Cinque motivazioni per cui dovete vedere questa serie TV. Partiamo! E il primo punto è proprio quello che mi ha portato a vedere questa serie. C'è quel pizzico di Lovecraft che io volevo. In realtà io mi aspettavo molto di più perché ovviamente non sapevo, come ho già detto, dell'origine da romanzo di questa serie TV. Ma devo dire che quel pizzico di Lovecraft che c'è stato all'inizio, soprattutto nelle prime puntate che comincia a entrare e in certi elementi che resteranno presenti per tutta la narrazione legati all'universo di Lovecraft, sotto certi aspetti, a certe sensazioni, a certe fascinazioni tipiche anche delle narrazioni di Lovecraft, ci sono e resteranno e vi daranno già, proprio per queste motivazioni, un buon piatto. Di Lovecraft si ereditano certi mostri, certe entità, e di Lovecraft soprattutto si eredita il concetto di magia, dell'uomo che cerca di sfruttare la magia e quindi tutti i suoi rischi collegati per avere il potere, per cercare di ottenere potere per sé. Quindi non aspettatevi qualcosa che parla dei grandi cicli degli antichi, ma più qualcosa legata a tutto quello che è l'universo dei rituali di Lovecraft, della magia di Lovecraft, anche se sotto una chiave leggermente meno orrorifica. E la seconda motivazione, però, è proprio che non c'è solo Lovecraft. Inizialmente la cosa mi stava spiazzando, ma devo dire che chi ha costruito questa serie è stato molto bravo nello strutturarla in modo che i nuovi elementi che sono presi un po' dall'horror in genere, un po' da anche certe mitologie che arrivano da altre parti del mondo, sono riusciti a confezionare un prodotto che gradualmente, di puntata in puntata, inizialmente sembra avere proprio una tematicità legata alla singola puntata. E quindi c'è quella in cui si parla più di fantasmi, quella in cui si parla più delle creature di Lovecraft e così via. Ma più si andrà avanti, ovviamente, più la storia principale comincerà a diventare preponderante e ad unire i vari punti che avevate visto nelle precedenti puntate, per consegnarci poi quella che è la narrazione principale, che dicevo, resterà legata agli elementi di Lovecraft, ma resterà proprio grazie anche alla struttura di queste prime puntate così episodiche, resterà molto più variabile. Quindi non troverete solo il sapore di Lovecraft all'interno di questa serie TV. Ebbene, quindi accettare e comprendere quelli che sono tutti i sapori che troverete all'interno di questa portata seriale che vi sto offrendo, o quantomeno consigliando. E il terzo punto, la terza motivazione, mi aveva già colpito quando vidi Watchmen, la serie TV. Perché anche in questa serie TV, che arriva da epoche recenti, nel 2020, come dicevo, va a toccare degli aspetti della storia degli Stati Uniti che sono stati celati o comunque poco considerati troppo a lungo. Sto parlando prevalentemente di quegli eventi razziali che sono stati così forti, e sì, ancora presenti ai giorni nostri, ma ovviamente non con gli eccessi degli anni 50, non con gli eccessi di quel massacro di Tulsa, che personalmente ho scoperto grazie a Watchmen e qui ho avuto modo di poter rivivere e comprendere ulteriormente, anche se già Watchmen metteva abbastanza chiarezza su quell'orrore che è stato il massacro di Tulsa e su quella che era un po' l'andazzo della vita di una persona di colore in quegli anni negli Stati Uniti, persone che magari lottavano per
ero al fronte con la divisa, erano magari dei veterani, e che però lì per la macchina bellica erano cittadini di serie A, ma quando si tornava a essere nella propria patria, quella per cui avevi lottato, non eri propriamente un cittadino di serie A. E nulla, è bello riuscire a vedere anche questi elementi, ed è bello che una serie TV li voglia trattare, soprattutto perché arriviamo al prossimo punto. Grazie a questi elementi diventa una serie attuale. Voi lo sapete, io amo l'horror sotto tanti punti di vista, soprattutto quando parla dei mostri reali, soprattutto quando mette in luce una critica al sistema, una critica sociale. Ecco, Lovecraft Country lo fa. Anzi, mi sento di dire che è una serie attualissima, pur parlando degli anni 50, pur parlando di fanta horror, fantascienza a tratti, horror a tratti, fantasy a tratti. Quindi tutti questi elementi entrano, ma parlano di questioni attuali, parlano ovviamente di tutta la questione razziale, mettendo luce, come dicevo, su quel passato degli Stati Uniti che è ancora tristemente troppo presente, mettendo in luce tutto ciò che anche le forze armate, che anche la polizia, tutte quelle persone deputate a proteggere il popolo erano razziste e quindi proteggevano il popolo non proprio nello stesso modo, e anzi, alle volte, più che proteggerlo, si mettevano a linciarlo. Perché? Perché no? Quindi, insomma, si parla tanto della questione razziale. E negli anni del Black Lives Matter è qualcosa di importante farlo, quindi capite perché io la reputo una serie molto importante anche da vedere oggigiorno. Oltre questo, è una serie che proprio perché arriva dal 2020 parla anche di tutte quelle questioni di orientamenti sessuali, di orientamenti anche a tratti di genere, di identificazione con un corpo, con l'altro, e addirittura sfruttando certe dinamiche arriverà anche a trattare la chiave razziale sotto un punto di vista di assegnazione di genere quasi. E capirete di che sto parlando solo una volta vista questa serie. Io non voglio sviscerare più di così perché sarebbe uno spoiler e non lo voglio fare. Ma è una serie estremamente attuale. Le musiche, ragazzi, il punto che stavo scordando sono proprio le musiche, perché dovete capire che tutte le canzoni che ci saranno all'interno di questa serie TV sono parte fondante dell'opera complessiva, ma non solo come accompagnamento, non solo come resa emotiva, carica o appunto ritmo che danno alle scene. No, no, sono parte fondante sia delle scenografie, delle coreografie, potremmo dire, di determinati momenti, sia anche delle componenti narrative e dei messaggi che all'interno di questa serie, come abbiamo visto, sono importantissimi. E quindi i testi stessi delle canzoni, il loro modo di entrare e di concordarsi e accordarsi con le scene, con quello che state vedendo, la loro capacità di fare da raccordo emotivo in determinati casi, narrativo in determinati altri, sono qualcosa di incredibile che sicuramente va tenuto in considerazione quando volete decidere se vedere o no questa serie. E io me lo stavo scordando. Insomma, se siete arrivati fin qui, dovreste già aver capito che è una serie che io vi consiglio totalmente. Forse ho manifestato anche poco entusiasmo rispetto a quello che davvero questa serie mi ha trasmesso. Mi è piaciuta moltissimo. C'è stata una cosa, però, che ho reputato forse anche un pelo troppo estrema. Se ricordo bene, all'interno dell'ottava puntata succede qualcosa dal sapore fortemente sci-fi, che però, proprio per la resa, che è volutamente resa in un determinato modo, scusa della ripetizione, ma potrebbe essere difficile da accettare per alcuni di voi, perché diciamo che l'asticella di ciò che dovete accettare su quello che state vedendo viene tirata su parecchio, e quindi in quel momento potreste arrivare a dire: ma che cazzata hanno messo dentro? Ecco, è una cazzata che poi sarà anche funzione della narrazione, quindi è qualcosa che è importante. Quindi quell'elemento sci-fi che entra resta un elemento importante anche nella narrazione. Però, mentre nella narrazione lo fa anche in modo sensato e in modo accettabile, perché è qualcosa a cui siamo abituati, a livello visivo ci sono delle cose che si capisce perché arrivano in quel modo, si capisce le fascinazioni estetiche da dove arrivano e perché arrivano, ma potrebbe, come dicevo, farvi valicare quella linea di accettazione che è meglio non valicare mai. Quindi alcuni di voi potrebbero essere spiazzati da un cambio così brusco di sapore, di effetto, di tutto, che potrebbe portarvi a dire:
No, questa cosa è eccessiva e in parte forse anche per me lo è stato, ma il mio invito è continuatela, anche perché sarete arrivati o alla settima o all'ottava puntata, quindi ve ne mancano ormai pochissime, sono 10 in totale. E quindi a quel punto l'invito è finitela di guardare perché resterete soddisfatti. Quell'elemento sarà funzione anche di alcune cose future e seppur estremo sarà utile ai fini della narrazione. Insomma, ragazzi, è una serie che anche con questo piccolo neo io vi consiglio caldamente. Personalmente l'ho apprezzata tantissimo, l'ho apprezzata per le atmosfere, l'ho apprezzato per Lovecraft, per le citazioni all'horror in genere, per alcune citazioni al sci-fi, insomma, l'ho apprezzata. Quindi, vedetevi questa serie, se l'avete già vista, commentate qui sotto, così almeno magari facciamo partire una discussione anche positiva e una crescita anche per il canale, come sempre. E vi invito ovviamente a restare su questi lidi se volete ulteriori aggiornamenti. Per ora vi saluto caldamente e ci si vede la prossima volta. Ciao belli e alla prossima e ovviamente come di consueto un grande grazie ai supporter che stanno qui a lottare per far crescere questo canale. Se qualcuno di voi potrebbe essere interessato a farlo, vi invito a fare un giro su Patreon e a vedere perché magari trovate anche qualcosa che vi potrebbe far avere un piccolo ritorno che male non fa. Buona visione e buone passioni!